Occidente, l'intervista a Massimo Cacciari. Cartoomix 2016, una tre giorni tra cosplay e videogiochi. Social eating, quando a cena si va con degli sconosciuti. Un giorno nella vita di un edicolante a Milano. Buongiorno da Graziella Matarrese e benvenuti ad una nuova edizione di TG Mag. Apriamo l'edizione di oggi con un'intervista esclusiva al filosofo Massimo Cacciari. I nostri Marco Castro e Lorenzo Giarelli lo hanno incontrato per parlare di Islam e Occidente, a margine di una conferenza tenutasi al Collegio Ludovicianum di Milano. Spesso nei media si parla di Islam in relazione all'Occidente in termini di scontro di civiltà. Cosa pensa di questa terminologia? Se è sbagliata e perché? È profondamente sbagliata. Intanto perché non c'è l'Islam come non c'è la cristianità, sì, sono definizioni del tutto generali che non permettono di distinguere, di discernere. Ci sono molti Islam, non soltanto sunniti e sciiti, ma all'interno sia di sunniti che di sciiti molte correnti. In questa errata terminologia da parte dei media, quanto c'è di disinformazione loro e quanto di malafede nel voler dare un messaggio distorto? Guardi, le due componenti si combinano perfettamente. Quasi sempre chi è in malafede è anche un ignorante. Guardo a ISIS, quanto è un problema religioso e quanto un problema politico-economico? È tutto un problema politico, è evidente, evidentissimo. È un problema politico. Nasce politicamente, la sua origine è tutta politica. E purtroppo nasce anche da colossali errori commessi dall'Occidente, le guerre all'Iraq, il modo in cui si è affrontata la primavera araba, eccetera, eccetera, e l'obiettivo dell'ISIS è un obiettivo eminentemente politico. E restiamo a Milano, dove il nostro inviato Francesco Bruno è andato a vedere cosa succede al Cartoomix, il festival per cosplayers e appassionati di fumetti, giunto alla sua 23ª edizione. Da Dragon Ball ai Pokémon, dai personaggi di Star Wars a quelli dei fumetti giapponesi, sono solo alcuni degli abitanti del mondo di Cartoomix 2016. Due padiglioni, più di 300 stand. Qui a Milano per tre giorni si riuniscono migliaia di visitatori da tutta Italia, appassionati di fumetto, di videogames e i cosiddetti cosplayer, un mondo dove si possono smettere i panni della vita quotidiana per indossare quelli del proprio personaggio preferito. Qual è la minaccia attuale per la Terra? Goku. In questo momento è la crisi, non ci sono più soldi al mondo, è così che si andrà avanti, senza soldi. Sì! Chi è tecnicamente un cosplayer? Un cosplayer in teoria dovrebbe essere un ragazzo che piace il mondo degli anime, manga, fumetti, videogame e non deve essere una cosa, come posso dire, competitiva. Che tu devi venire qua, divertirti, fare amicizie, senza andare in giro dicendo ma quello fa schifo, quello è più bello. Stasera tornati a casa, tutto torna alla normalità? Certo, torniamo a casa, ci cambiamo, progettiamo cosa portare domani e dopodomani e poi basta. Guarda, io stasera a scuola. Perfetto, quindi da Gohan si torna a scuola. Perfetto. A farla da padrone tra le passioni dei teenagers è il mondo dei videogiochi. E come sta andando la partita? Male, purtroppo. C'è ancora tempo per recuperare, no? Uno. È un videogioco che ha come scopo quello di salvare i marò, che è la cosa che più mi sta a cuore. E com'è nata l'idea di Call of Salvini? Vedevo i comizi di Salvini e ho detto ma qui ci sta bene un videogioco. Poi a un certo punto uno gli ha dato una ruspa al giocattolo da autografare e l'ha lanciata indietro. Allora ho detto ma lo metto un Salvini che lancia le ruspe. Toh, detto fatto. Cosa ne penserà il segretario della Lega? L'hanno presa abbastanza bene per adesso, perché non hanno visto la nuova versione. Se c'è chi è fiero di aver raggiunto i propri obiettivi, vuol dire la sua anche chi invece ci sta ancora provando. Sì, so che stai guardando Joker. Tu non sei più importante di me. Io sono la più grande nemesi di Batman. Io che sfido la sua intelligenza e lo costringo a soffrire nelle mie trappole. Sì, l'ultima volta non è andata bene, ma ce la farò. E per chi ha costumi e videogiochi e preferisce i piaceri della buona tavola, oggi esiste un nuovo modo per condividere la propria passione per la cucina, il social eating.
Benedetta Maffioli ha sperimentato com'è trovarsi a cena con degli sconosciuti. Dal car sharing al couch surfing, oggi l'ultima frontiera della sharing economy è il social eating, che trasforma la cucina di casa in un vero e proprio ristorante e permette a perfetti sconosciuti di conoscersi davanti ad un buon piatto cucinato con passione. Il social eating per me è mangiare sociale, cioè mangiare all'interno di una struttura, di un ambiente, no? Dove il cibo sia un mezzo di comunicazione per comunicare con gli altri. Ma come funziona? Facile, appassionati di cucina mettono a disposizione la propria casa e propongono le loro specialità a chiunque voglia non solo mangiare bene, ma anche conoscere nuove persone. Per partecipare basta cercare su internet la località, scegliere tra le varie proposte culinarie e poi non resta altro che vincere la timidezza. È un po' mettersi in gioco, cioè prendere, uscire, andare in un posto dove non conosci assolutamente nessuno e dove hai l'occasione, come una cena, quindi stando a tavola con molta calma, di poter conoscere persone nuove. Ed è quindi così che tra buon cibo e buon vino si conoscono nuove persone, nascono idee, amicizie, opportunità di lavoro, si passa una serata insolita e chissà, magari ci si innamora anche. Ma soprattutto si sta in buona compagnia. È un modo come un altro per buttarmi fuori di casa e stare in compagnia, e passare una serata in compagnia. E spesso sono sconosciute anche le persone che tutti i giorni incrociamo nelle nostre vite, da chi ci serve il caffè a chi ci vende il giornale. Gianluca Durno e Stefano Galimberti sono andati a passare un'intera giornata assieme a un edicolante del centro di Milano, facendosi raccontare la sua quotidianità. Ciao, sono Angela, ho 37 anni, vengo da Napoli, faccio questo mestiere da 6 anni. Appena uscita dall'università facevo altri lavori, mi sono buttata in questa avventura. Ci conta che la giornata si svolge sulle 12 ore. Arrivi alle 6, la mattina praticamente ti danno i giornali, messi a posto i quotidiani, cominci con le riviste. Il pomeriggio è quasi la parte più calante del lavoro, come mole di lavoro, di organizzazione, quasi nulla, è tutto vendita, fino ad arrivare alle 6:30 che lì chiudi, finita. Il rapporto con i clienti ovviamente è personale, privilegiato, per cui li conosci, ascolti i pareri, infatti è quasi una vendita assistita. Oggi il target di vendita è 45-50 fino, insomma, a tarda età. Edicola che all'incirca 140 anni era praticamente un chioschetto tutto fatto in legno, e antecedente a questo chioschetto c'era proprio l'ambulante con questo caretto che si posizionava proprio qui. Le edicole vengono convertite in punti informativi, e cioè dà informazione ma proprio anche su giri turistici, monumenti. L'edicola è un punto d'osservazione privilegiato sulla città, una figura quasi vintage, retro. È tutto per questa edizione di TG Mag. Un saluto da tutta la redazione e appuntamento alla prossima edizione.